Sono Luciana Berto, assessora alla cultura del comune di Loreo. Ecco, volevo appunto ribadire il fatto che è la seconda edizione di del progetto Art Inclusive, appunto una residenza d'artista, perché sull'onda di quello che è successo qui l'anno scorso l'abbiamo considerato una scommessa. Quest'anno possiamo dire che la scommessa l'abbiamo vinta, nel senso che questo connubio tra l'artista e la popolazione in residenza, questa conoscenza del territorio da parte di un artista sardo, conoscenza del territorio ma anche della cittadinanza, ma anche di tutti coloro che in questo laboratorio ce l'ha aperto, perché la formula particolare della residenza, appunto, il laboratorio ce l'ha aperto, è l'artista che opera sotto gli occhi di tutti. E la gente si ferma, scambia due parole, c'è questa intermediazione tra il territorio e chi lo sta ospitando. L'anno scorso ha dato origine a un'opera appunto in rotonda, quest'anno un'altra rotonda, però ci siamo spostati più in centro città. Artistico dell'operazione. Io sono Melania Ruggini, ideatrice e curatrice di Delta Art, siamo alla quarta edizione e abbiamo puntato tutto quest'anno sulla street art e in particolare su questo giovanissimo artista, perché ha 31 anni ma ha già un'esperienza alle spalle veramente esorbitante. Tellas appunto è cagliaritano e prende proprio ispirazione da quel contesto, che è un contesto selvaggio, di una natura incontaminata, e da lì parte la sua ricerca, che è una ricerca che serve per ravvivare lo spirito e soprattutto lo sguardo attraverso quei colori e quelle forme di cui non siamo più abituati. Tellas lavora principalmente sul linguaggio quotidiano e quindi la sua opera di intervento serve proprio per cambiare lo sguardo del pubblico in contesti come questo, un po' degradati, un po' ai margini. Diciamo che lui appunto ha lavorato in tutto il mondo ormai, dal Brasile, ha avuto collaborazioni anche con case di moda molto importanti, è stato in Australia prima di venire a Loreo, è soggiornato un mese, è stato in Scozia, una galleria di riferimento a Bruxelles e una anche ad Amsterdam, quindi veramente ci siamo chiesti perché hai accettato di venire a Delta Arte, perché a un certo momento un artista fa anche una selezione, e lui ha subito sposato la casa proprio perché gli piace tantissimo lavorare nei luoghi e ai margini e proprio perché ha abbracciato anche questa idea di creare un museo diffuso a cielo aperto nel Delta del Po attraverso la street art. La street art, infatti, oltre che essere un'arte ormai abbastanza anche blasonata, diciamo, che va di moda, noi invece la utilizziamo proprio per avvicinare le persone all'arte contemporanea, perché è un mezzo popolare, è un mezzo che non ha bisogno di luoghi chiusi per veicolarsi ed è anche un mezzo molto spontaneo, molto diretto, che coglie soprattutto quelli che sono i bisogni del pubblico, in questo caso il bisogno di riavvivare una periferia. Una periferia che però si trova anche nel centro, perché siamo vicinissimi alle scuole e siamo vicinissimi a un luogo di passaggio importante, uno snodo quindi a tutti gli effetti. E quindi Tellas appunto ha abbracciato questa causa, è stato anche sul Delta del Po e ha visto quante cose si potrebbero fare in questo territorio, è stato quindi veramente uno scambio proficuo. Perché appunto abbiamo già parlato con la cartiera, che ringraziamo perché è il nostro primo sponsor privato di Delta Arte, questo è veramente un onore per noi perché abbiamo capito che stiamo lavorando nella giusta strada, nella giusta ottica, e quindi anche se il festival ha avuto pochi finanziamenti quest'anno, ha avuto questo mecenate industriale molto importante. Michele Lionello, direttore artistico di Voci per la Libertà, e non vado a ripetere ecco, le parole sull'intervento che è stato fatto appunto a Loreo e che andiamo a inaugurare sabato 11 giugno, ma vorrei ribadire ecco, i ringraziamenti in particolar modo all'amministrazione comunale di Loreo invece. E sono due anni che si sono insediati, credo che, e non per piaggeria ecco, in alcun modo, che il loro interesse, la loro sensibilità rispetto alla cultura a 360 gradi
stia veramente dando dei frutti. Nella giornata appunto di sabato il connubio tra Delta Arte, i druidi con Biramano e col Delta Blues sia veramente significativa di interventi sia che rimangono nel territorio come le due opere che abbiamo realizzato come Delta Arte, ma anche di un'animazione culturale presente durante appunto tutto il periodo di svolgimento, ecco, delle varie manifestazioni. Quindi veramente onore al merito, perché pur essendo un piccolo comune si sta proprio la casualità, una cosa insomma internostra, con il festival invece Voci per la Libertà, una persona per Amnesty, e casualmente in questo caso però partiremo proprio il giorno prima, venerdì, daremo il via alle anteprime. Quest'anno sarà un festival diffuso con 11 appuntamenti nella provincia e non solo, e partirà, ecco, da Loreo per questa collaborazione con il Colombo di Ali. Complimenti. Grazie. Corina del Tabù Festival, dentro di un festival. È con grande piacere che sono anche quest'anno a Loreo, dove l'anno scorso avevamo inaugurato una collaborazione per il primo anno. Il festival, che è la 29esima edizione, tocca quest'anno 8 comuni con 12 giornate, oltre 18 concerti, insomma, quindi un programma molto nutrito. È iniziato il primo di giugno e andrà avanti fino al 9 di luglio. Il festival, insomma, occorre anche dirlo, finanziato, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Palio Padre Rovigo, che ringraziamo e senza la quale ben difficilmente si farebbe il festival, che ha sostenuto praticamente dalla prima edizione il festival. Poi ovviamente c'è il concorso della Regione del Veneto con la provincia di Rovigo e tutti i comuni che sono coinvolti, quindi Loreo, dove siamo oggi, Badia Polesi, Occhiobello, Lendinara, Rovigo, Rosolina, Tolle, insomma tutti i comuni che trovate qui elencati. E appunto il festival si articola in varie iniziative. Quest'anno, ecco, è dedicato a un nostro grande amico che purtroppo è scomparso, vale a dire il maestro Marco Tamburini, che aveva condiviso la direzione artistica con me e che l'anno scorso purtroppo è mancato per un incendio stradale, e abbiamo ritenuto quest'anno più doveroso, sia per la sua, insomma, valenza artistica, ma soprattutto per le sue doti umane, dedicargli questo festival. Anche se non era un bluesman, però era un grande musicista che amava la musica in tutte le sue sfaccettature. Il festival quindi quest'anno è dedicato a lui e ha tanti pezzi in cui il blues incontra anche musiche di tipo differente. Nella fattispecie, qua a Loreo proponiamo, oltre a due gruppi on the road che si esibiranno durante appunto la manifestazione della di Ramano appunto sotto i portici, vale a dire Vecchio Tivoli e l'altro gruppo, non vi dico, un attimo solo che non ho mia memoria, altrimenti Mr. Lucky Band, esatto, ci c'è il gruppo di punta, è un giovane gruppo canadese che si chiama Steady Swagger, più o meno, sì, esatto. Che è bello in inglese, purtroppo, nonostante che non sia. Siamo in Alessio Druidi. Prima di entrare nel merito della festa della birra, mi trovo, diciamo, d'accordo con quanto detto finora, soprattutto da Michele, sul fatto che la sinergia che si crea tra un'amministrazione, diciamo, comunale illuminata e delle, cioè, no, illuminata è la parola giusta, e delle, cioè, sono realtà culturali che si supportano, fa sì che possano essere fatti questi tipo eventi che appunto hanno quasi, diciamo, un carattere unico, se pensiamo alla difficoltà del nostro territorio a ospitare eventi culturali di un certo tipo. Biramano è l'unica al momento fiera della birra, diciamo, artigianale, diciamo, del Polesine. Anche, diciamo, quest'anno si hanno 9 birrifici artigianali che stanno posti sotto i portici sotto l'orologio. E ci saranno 4 punti street food, quindi già dall'orario, diciamo,
sia dell'aperitivo si potrà cenare e stare lunghi, diciamo, con le birre. Il venerdì sera, il 10, che è la prima serata, si avrà il concerto dei Boilers, il gruppo di Adria, ormai sono salito sulla ribalta. E il sabato ci sarà questa diciamo, collaborazione con Delta Blues, che è un po' la serata principale ecco, di tutto il festival. La domenica avremo due diciamo, eventi collegati direttamente alla birra. Alle ore 12:30 presso Cavalli ci sarà un workshop dove si potrà degustare una selezione di 5 portate alle quali verranno abbinate 5 birre diverse. Un master birraio spiegherà tutto il percorso che verrà fatto nell'abbinamento del cibo e della birra.